tutti i ragazzi siamo qui sempre da LG ad un evento in anteprima per vedere i nuovi prodotti prima appunto della fiera del Mobile World Congress. Qui con me ho il nuovissimo LG G-Watch Urbane. Urbane che è veramente bellissimo, questa è la prima cosa da dire riguardo questo dispositivo, che ricorda in tutto e per tutto un vero orologio di lusso dalla costruzione. Non vediamo praticamente alcun tipo di vite, fino alla cassa in acciaio lucido, veramente fantastico, ovviamente impermeabile, antiurto e quant'altro. Questo è il cinturino con cui viene venduto il nuovissimo smartwatch di LG, che è in vera pelle. Ovviamente i cinturini sono intercambiabili a proprio piacimento, in quanto ci sono i cinturini standard che si possono appunto cambiare in ogni gioielleria, orologiaio e quant'altro. Qui abbiamo le nuovissime facce di LG, veramente molto carine, molto eleganti per questo dispositivo, veramente sono bellissime. Però per il resto appunto non c'è particolare innovazione, c'è sempre Android Wear nella sua versione 5.0.1, almeno in questa versione che io adesso sto provando. Android Wear lo conosciamo, non ci sono ancora particolari funzioni, però LG ha fatto un buon lavoro soprattutto riguardo, ora se riesco a muovermi, non riesco ovviamente a farlo partire, però vi dico che LG ha modificato un po' il sistema operativo introducendo un dialer appunto per fare le chiamate e avviare le nostre chiamate in maniera più veloce e senza estrarre ovviamente il nostro smartphone. È stata annunciata anche una versione LTE, quindi con la SIM al proprio interno, ma quella lì la potremmo vedere solo al Mobile World Congress, quindi in fiera magari faremo una copertura un pochino maggiore su questa nuova idea di smartwatch di LG. Per questa breve anteprima per techzilla.it è tutto, un saluto a tutti da Tony Castano.